mattino successivo mi svegliai di buon'ora. Il maestrale aveva ceduto il passo a una lieve brezza. Sentii l'irrefrenabile voglia di indossare le mie scarpe da footing e correre sulla spiaggia. Corsi a perdifiato sul bagnasciuga, bagnandomi i piedi e respirando a pieni polmoni l'aria carica di iodio. Passando davanti al Nilò, pensai con un'ombra di malinconia ai suoi ospiti, persone a cui l'albergo offriva una breve pausa come per riprendere il respiro prima che continuassero ad inerpicarsi sulle strade impervie della vita. Rispetto a questa missione, avevo fallito indiscutibilmente. E ne avrei accettato di buon grado tutte le conseguenze. Ma non sentivo di aver fallito nelle mie responsabilità di essere umano. Ed è questo ciò che conta alla fine. Poi, se si chiude con una storia, è meglio farlo per bene, del tutto. Cambiare città, cambiare compagnia. Devo ammettere che è il momento più eccitante, percepire lo scorrere leggero sotto le mie dita degli oceani e dei promontori sul vecchio mappamondo della biblioteca. Sentirli rallentare, rien ne va plus, les jeux sont faits, fino a quando la pallina della roulette si ferma per consegnarmi, fragrante di carta geografica, la meta vincente su cui scommettere le pagine ancora vergini del mio carnet. Adoro il dolce momento dell'attesa della partenza, quando coccolo nella mia mente gravida di aspettative la magia dei nostri sguardi. I ristoranti in cui ci scambieremo sconosciuti sapori, i luoghi in cui passeggeremo insieme, conoscendoci a vicenda.